Uè ragazzi, non me ne saluto a meno, ma prima di iniziare, come sempre, sigla! Ben ritrovati nella Multicraft. Come vedete, siamo dentro la nostra bellissima casina e... Sapete, mi stavo domandando, ma qua dove sono le zucche non è che mi ci piaccia tanto, diciamo, avere questi spazi immensi. Perché può darsi che qui sarebbe bello chiudere tutto, o c'è anche una... c'è sempre la cosa di Keiko, la targa che mi ha lasciato Keiko. Vabbè, quella ce la lascio, sta bene lì. Però dicevo, qua potremmo farci... una cucina. Può stare l'angolo cottura qui, che chiudo i vetri, alcuni vetri, non tutti, oppure li diversifico qua. No, scusate, ma una parentesi così, perché dicevo, mi sono girato, ho detto no, ma qui non è che mi piace tanto. Un lapsus, una cosa che mi è venuta ora. Comunque, non prendiamoci in chiacchiere e andiamo fuori, perché ci sono delle grosse novità, come avete letto a titolo, ragazzi. Ta-tan! Abbiamo iniziato una nuova cosa io e Ila. Ok, è vero che bisogna sempre finire il campanile, ma quello sinceramente lo vorrei fare con Ila. È solo che Ila, visto che lavora più di me, non c'è spesso. Alcune volte la sera è stanca e non ha voglia di mettersi a registrare. E quindi, diciamo, aspetto lei per finire quello. Intanto, ragazzi, abbiamo iniziato una nuova cosa. Perché? Per fare un'altra cosa, un'altra vostra idea del muro, come sempre, se volete, hashtag idee per il muro sotto in descrizione e ci date un'idea e noi la scriviamo e poi piano piano le facciamo tutte, tranquilli ragazzi. Abbiamo bisogno di lana, un po' di lana, e quindi abbiamo detto, non ce l'abbiamo ancora, bisogna fare una fattoria. E quindi eccola qua. Questa è, diciamo, la base della nostra fattoria. Diteci se vi piace, se l'avreste pensata in maniera diversa. Abbiamo farmato non sapete quanti alberi. Guardate laggiù, ragazzi, dietro. Appunto, stavo pensando anche a questa cosa. Vedete, oggi mi vengono i lapsus dei ricordi che... Non ho l'Optifine, perché... anche per mettere le shaders non ce l'ho, anche per fare lo zoom. Devo scaricarmela. Se sapete dove si scarica, ditemelo nei commenti, così almeno la metto. Comunque, visto che il tempo è poco, io direi di continuarla. Viene bene? Dov'è? Ah no, girata al contrario. Rispacchiamo. Qui bisogna un attimo ingegnarci. Yep, qua poi lo mettiamo così. Benissimo. E qui lo mettiamo su così. Poi continuiamo. Questo va giù. E questo va su. Quindi mi raccomando ragazzi, anche questa cosa la facciamo anche perché in tanti ci dicono che siamo bravi per costruire. Ora, non ottimi, diciamo bravi, perché c'è gente molto 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 più brava di noi. Come sto vedendo in questo periodo che sto seguendo Gioco Sporco, che sta facendo molte cose belle nel suo mondo, anche in creativa. Ci sono tanti che seguo che sono molto bravi, però noi cerchiamo di metterci del nostro e di fare qualcosa di carino, via, anche con voi, perché va bene che noi ci abbiamo le idee, ma alcune volte abbiamo bisogno anche dei consigli, come tutti ovviamente. Piano piano, buono buono, come sempre. Guardate però ragazzi, anche a vedere, io non vedo l'ora che ci sia l'aria per fare quel cavolo di campanile. E di sicuro ragazzi, il prossimo video, a parte il prossimo, sarà, devo fare un po' di aggiornamenti sulla galleria degli iscritti, e vi ricordo in descrizione il modulo per, se non siete ancora dentro la galleria, perché in tanti ci siete aggiunti, qua altri 5, quindi sta crescendo tantissimo galleria e siamo felicissimi di questo. E poi di altre cose che sono non dentro la casa ma sotto la casa. Ragazzi, i nostri sotterranei si stanno ampliando, anzi le sto ampliando con cose che mi avete detto voi, ci avete fatto notare una cosa, detto, ma in casa vostra c'è questo, sotto casa vostra c'è questo, oltre al portale del land, e abbiamo detto ieri, ma allora facciamoci qualcosa, cioè, benissimo, voi dite 3 minuti solo per fare questa cosa, bello, siamo veloci, rapidi, indolori a costruire, proprio, ok, benissimo, e questo qua è il contorno, e ora lo facciamo tutto.
Abbiamo finito le scale, quindi bisogna ritornare a prendere nella nostra stanza delle necessità, come la chiamo io. Ok, no, qua che ne ho fatti tanti. E poi il perché ne ho fatti tanti lo scoprirete nei prossimi episodi. Oppure, se volete, se venite sopra dentro il server di Mineblock nella Multicraft, lo guardate da soli il perché ne abbiamo fatti tanti di mattoni. Forse perché abbiamo scavato un po' per un'altra cosa. Poi non so se lo sapevate, ma lo sto scoprendo anche io ora. Vedete, per farlo preciso dovete mirare a questo quadratino, rettangolino qua. Così almeno lo fate più veloce. Tacchete, tacchete. Dai che ci siamo, dai, oh. Fa tutto il contorno. E ora bisogna salire, ora bisogna salire. Si sale con i mattoni, non questi qua, ma questi qui. Mattoni non di pietra, quindi questi li mettiamo qua, potrebbero servire più avanti, boh, chissà. Tanto da una parte dovrò eliminarli, ma solo per ora ho fatto il contorno e quindi va bene così. Ok, scusate, ho corretto un attimo qui, visto che era così, ho fatto dritto. Sì, ho corretto subito perché sennò non veniva bene, quindi perfetto. Ora viene, devo andare di là e fare la solita cosa. Comunque sì, viene alto, viene molto alto, viene. Infatti poi vedrete che ragazzi, come ben sapete, noi è vero che registriamo poco, ma cioè, ci passiamo tanto dietro, di tempo. Della serie che tutte queste cose le facciamo prima in creativa e poi le riportiamo qua. Quindi, se vedete che non registriamo per un po' di tempo è perché forse stiamo preparando una cosa molto molto grossa da fare, quindi bisogna recuperare i materiali e bisogna fare un po' di cose, un po' tante, un po' tante. Comunque, prima di andare di là vi faccio vedere qui come dovrebbe venire. Allora, qua mettiamo questo e qui sopra continuiamo. Così, tac, poi qui così, e poi qui così, perfetto. Via, dai, sta avvenendo bene, no? Quindi, nei prossimi episodi noi continueremo il fienile o fattoria. Come volete chiamarla, va bene fattoria perché poi ci sarà pieno di animali qua dentro. E niente, sarà molto lungo questo progetto. Spero vi piaccia. Tanto nel prossimo episodio di sicuro o facciamo questo o finiamo il campanile, perché il campanile lo voglio fare con l'aria. Quindi quando c'è l'aria, come ho detto prima, si farà e si finirà. E poi niente, mentre facevo qua mi è venuta un'idea buona per qua, visto ora ci sono tutti gli alberi di abete perché bisogna farmare un po' di legna. Ma visto che siamo nel deserto e questo potrebbe essere un'oasi nel deserto, a parte che qua dentro i quattro spicchi, come qualcuno ha detto nelle idee per il muro, si potrebbe fare le quattro stagioni, quindi abbellire questi spazi con le quattro stagioni, e questi ragazzi ci stiamo pensando, però è difficile, però cerchiamo di trovare una soluzione, quindi tranquilli, piano piano si troverà. E invece per fuori, come dicevo, visto che siamo in un'oasi e tutto deserto, potremmo fare delle palme. Sto pensando come farle, però appunto le possiamo creare noi, quindi abbellire qua con un po' l'sdraio, gli ombrelloni. Spero che queste idee vi piacciono, spero che la fattoria vi piaccia. E niente, supportate la serie con dei bei pollicioni in su. Se ce la fate, condividete che non fa mai male. E dammino e il mondo della Multicraft è tutto. Linea allo studio. Ciao ragazzi!